Terza settimana di presidio dei lavoratori INSE davanti ai cancelli della fabbrica. Qual è lo stato della situazione al momento? Oggi pomeriggio ci dovrebbe essere un incontro in regione con quello che ha seguito anche nel 2009 tutto l'accordo che era stato fatto. Il comune dovrebbe essere interessato a intervenire visto che ha dato il terreno, parliamo di circa 30.000 metri quadri al costo di un euro, un costo simbolico con la promessa che aveva fatto Camozzi di far ripartire la produzione. Le istituzioni sono latitanti, il comune dovrebbe essere che in parte in causa, dovrebbe essere. Tra l'altro c'è anche un assessore che fa, dell'attuale giunta, che fa parte, l'assessore Tajani, è l'assessore che ha firmato l'accordo nella scorsa legislatura. Ma nonostante questo noi non si vede niente di... Prosegue il presidio ai cancelli in solidarietà dei quattro operai licenziati. Un braccio di ferro che, nel silenzio delle istituzioni, nell'indifferenza della FIOM che ha firmato un accordo mai riconosciuto dagli operai, sembra pendere a favore dell'imprenditore Camozzi. Dobbiamo dire chiaramente che siamo in una società che è divisa in classi. Esiste una classe borghese che ha in mano i soldi, il capitale, il potere, che finanzia anche le campagne elettorali dei senatori, dei deputati e di tutte le istituzioni, comuni, regioni, province. Ecco perché a un certo punto le istituzioni rispondono a chi li paga, rispondono a chi ha finanziato i vari membri delle istituzioni, a chi ha finanziato le loro campagne elettorali. E non è un caso che non sono neutrali, come non è neutrale lo Stato, non sono neutrali le istituzioni, perché fanno parte di questo sistema, che è un sistema che legittima lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ecco perché quando i rapporti di forza sono favorevoli firmano anche accordi perché li impongono gli operai, che sono favorevoli, ma appena cambia il vento, ecco che vengono messi in discussione, perché i padroni vogliono sempre fare più profitti, sempre sulla pelle dei lavoratori. Da una parte gli interessi dell'industriale bresciano, che a chiusura degli impianti potrebbe disporre di quasi 30.000 metri quadri che il Comune di Milano ha concesso al costo di un euro. Dall'altra, quella degli operai della INSE, che denunziano con ostinazione la speculazione di Camozzi e il loro diritto a lavorare come da accordi presi nel 2009. È una lotta comunque di resistenza contro il padrone, è una lotta che merita tutto rispetto perché sono operai combattivi che ormai stanno lottando in modo autonomo e indipendente, perché tutti, anche le organizzazioni sindacali a cui erano iscritti, la CGIL gli ha voltato le spalle, e quindi è una lotta che sta resistendo contro i licenziamenti ed è una lotta che sta attirando la solidarietà, come già era successo in passato, anche di altri lavoratori, di operai, di cittadini e anche di associazioni come noi, come il Centro di Iniziativa Proletaria Tagarelli, come anche il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e del Territorio, che da anni lottano contro lo sfruttamento, contro l'amianto, le sostanze cancerogene e in ogni caso contro tutti i soprusi padronali e per i diritti dei lavoratori. Tempo fa Landini a Milano diceva che avrebbero occupato le fabbriche se non avessero ritirato la legge che aboliva, che superava l'articolo 18. Eppure questo appello oggi potrebbe essere colto, non dico per occupare, ma per dare sostegno, ma non ci sono. Ma ormai i sindacati, si può dire CGIL e CISL, sono diventati sindacati di regime. Non è un caso che se voi guardate negli ultimi anni i vari presidenti delle commissioni parlamentari, i vari ministri, sono gente che viene fuori dalle cooperative, gente che viene fuori dal sindacato. Voi non mollate, vedo che avete aggiunto dei gazebo, continuate il presidio. Sì, sì, certamente, quello è ovvio. Fino a che non ritirano i licenziamenti noi continuiamo con il presidio ad oltranza. Dovrebbe essere più di là, sì.